fatto una piccola parte dove suonavo un pianoforte e poi mi alzavo improvvisamente e questo qui continuava a suonare da solo, insomma, ho fatto un po' la parte della strega. Mi è piaciuto ed è stato anche divertente. Vuoto, ci sta per prendere una fascinetta piccolina e non ce n'è più, perché è più una roba grossa. Allora, il personaggio è un po' ambiguo, dato che sembra una persona tranquilla, ma nella puntata di Reano vediamo che si trasforma anche in una strega, attacca i due protagonisti, ma si risveglia e dà una mano poi comunque a risolvere la questione delle streghe. Dove sei? Mi aspetto di continuare a divertirmi così e di avere sempre più successo e di continuare a fare diverse esperienze sempre più costruttive e divertenti. Thank you.
Pensandoci bene, sicuramente un tempo quando dichiaravano streghe alcune donne perché erano malvagie e pericolose, pensando che l'unico modo per farle morire per sempre era quello di condannarle al rogo, poteva non essere del tutto frutto di pure superstizioni. Prendo l'una nuova. Beh, come sono andate qui le cose, non nego che possano ancora esistere. Dai, Steffi, andiamo.